Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come calibrare e settare gli endpoint sulla Taranis. Se installiamo dei nuovi gimbal o se comunque notiamo che i comandi non rispondono in maniera precisa, è necessario intervenire nella configurazione della Taranis. Per prima cosa calibriamo gli stick. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo avanti fino a trovare la pagina calibrazione. Premiamo Enter per iniziare. Facciamo in modo che entrambi gli stick siano centrati e i potenziometri a metà corsa, quindi premiamo Enter. Ora facciamo un paio di rotazioni e li riportiamo al centro. Poi portiamo i potenziometri tutti alla fine e poi li riportiamo all'inizio. Quando abbiamo finito, premiamo Enter. La calibrazione è conclusa. Ora settiamo gli end e i middle point. Premiamo il tasto menu e andiamo fino alla pagina Output. Lo scopo di questa regolazione è avere il valore degli stick a 1000 a inizio corsa, 1500 a metà e 2000 alla fine. Non è necessario che questi valori siano precisi al 100% e se i gimbal sono usurati il valore potrebbe non rimanere fermo. L'importante è che ci avviciniamo il più possibile a 1000, 1500 e 2000. Partiamo col primo canale che in mod 2 corrisponde al roll. Premiamo Enter e diamo Edit. Quello che ci interessa è il valore in questo punto dello schermo. Nel mio caso il valore segna 1500 con lo stick del roll centrato, quindi non devo intervenire. Se il valore non è 1500, regoliamo la voce subtrim girando la rotella o usando i tasti più e meno se avete una X9D. Una volta raggiunto il valore 1500, premiamo Enter. Adesso regoliamo il valore minimo. Mandiamo lo stick tutto a sinistra e come vedete segna 994. Giriamo la rotella fino a raggiungere i 1000. Ora regoliamo il valore massimo. Mandiamo lo stick tutto a destra e come vedete segna 2012. Giriamo la rotella fino a raggiungere 2000. Dopo aver regolato il subtrim, il minimo e il massimo, possiamo uscire. Come vedete, adesso i valori sono impostati in maniera corretta. Abbiamo 1000, 1500 e 2000. Ripetiamo la stessa operazione per gli altri tre canali. Ricordiamoci che per il throttle non è necessario impostare il midpoint. Una volta settati tutti e quattro i canali, abbiamo finito. Siamo pronti per usare la nostra Taranis al meglio. Questo era il mio tutorial su come calibrare e settare gli endpoint sulla Taranis. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete, potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.